E allora troviamo un altro amico di Poker Factor, Giorgio Silvestrina. Come sta andando il free roll? Beh, discretamente bene, il tavolo intanto è simpatico, quindi ci stiamo divertendo un po', e poi anche come pesce, insomma, non male direi. Un pensiero, una considerazione sulla Poker Champions League come struttura? Beh, io ho già avuto modo di dire che la Poker Champions League è uno dei tornei più giocabili che ci siano come struttura, quindi è molto simpatica. E, dopo bisogna vincerla, cioè il livello a volte insomma si può fare di meglio, però è un bel torneo, a me piace molto giocarlo. E tutti i giocatori, mentre intanto lasciamo Giorgio Silvestrin vedere le sue carte, sì, infatti ricordiamo che molti giocatori, molti pro apprezzano proprio questa formula che è molto tecnica. Sì, in effetti è un modo di giocare molto, molto tecnico, che può essere un vantaggio per chi insomma ha un'esperienza di gioco alle spalle di un certo tipo. D'accordo, dunque c'è stato un call se non sbaglio, quindi possiamo seguire la mano insieme a te? Beh, io sono costretto a seguirla perché sono in buio, quindi speriamo che portiate bene. Vediamo, allora seguiamo la mano in cui appunto Giorgio Silvestrin è di piccolo buio. C'è stato nel frattempo un all-in. Fold, fold, fold. Re-raise all-in. Penso a questo punto il nostro amico Giorgio Silvestrin abbia foltato facilmente. Il giocatore alla mia destra sia sicuramente sopra, infatti vediamo un asso K contro un asso dama che viene ampiamente dominato, è un giocatore abbastanza solido, quindi non era un all-in a caso.